comprare la buona per tutti, ti faccio male e ne hanno più una testa. Ma... Esatto, Cazzo merda. È la mazzata. Vabbè, dai, andiamo avanti. Sì, sì, Piero, scusa, c'è un po' di trambusto. Sì, adesso facciamo tutto, mettere a posto tutto, la gente è passata davanti, è partito la ripresa. Paolo ci ha comunicato due cambi, vedo uno, l'ho già visto, che è Esposito che è entrato, dopo vediamo un po' chi è uscito. Varese, guardando, dando una scorsa così con le maglie, sono gli 11 del primo tempo. Allora è uscito Scavo, è entrato Farkas. Ok, è entrato Esposito, mi sa che è uscito Greco. Fuori Scavo, Farkas, Balsecchi, è uscito, chi è? Balsecchi era appena rientrato dalla malattia. Crossina fuori area, niente, fuori, conclusione fuori area di Gazzo, numero 8 Esposito. Vediamo poi Saronno se riuscirà perlomeno arrivare a una rete che potrà essere una soddisfazione, segnare un gol a questo Varese, due palloni in campo. E il Varese si allenterà un attimino la morsa, visto che gode del vantaggio di tre reti. Tu cosa prevedi questo secondo tempo? Vabbè, Varese, per come ha giocato nel primo tempo, sembra proprio che voglia continuare a tenere testa bassa e pedalare fino al 90esimo, quindi il rischio è che possa dilagare fino alla fine. È chiaro che poi magari ci si può anche un pochino accontentare del risultato e appunto attendere soltanto le notizie d'Arconate, che finora non sono positive per una festa odierna, ma chiaramente tutto verrebbe rimandato di una settimana. A proposito di questo discorso, prima ho intervistato il presidente Ciavarella e gli ho comunicato appunto del risultato, che il Legnano stava vincendo, e ma il suo parere è questo: è contento che il Legnano vinca, così loro fanno la festa domenica Ventura a Masnago. Poi si pensa che Melosi dia spazio a qualche giocatore in panchina, a qualche cambio. Bel pallone tagliato, cade in area un giocatore del Saronno, pallone dato fuori area, avanti Saronno, adesso Geller si impadronisce della palla, ancora Saronno, e bisognava metterla in mezzo quella palla lì, Greco. Quella palla lì bisogna metterla in mezzo. E vabbè, dai. Un po' di egoismo. Qualche giocatore magari tende a voler mettersi in mostra di fronte a questo pubblico. Ancora Saronno in avanti, ma niente, la difesa del Varese è pronta sempre, fascia destra, Marrazzo, sbaglio di Marrazzo, detto che l'Ercara è un duro, piombato l'Ercara su un giocatore del Saronno che sta impostando l'azione, Babatunde lotta con il muro Viscomi, Esposito si portando in pallone sulla fascia destra, cerca di mettere in mezzo, niente, non lasciano niente a Zolin, sempre pronte, scattate, ha fermato anche questa azione che si sviluppava sulla destra dei biancocelesti. Clima si è addolcito,
pressing degli attaccanti saronnesi sui giocatori del Varese in possesso di palla. Ancora Sposito che si è presentato bene in questa inizio ripresa che l'ha visto entrare. Greco, 3 del Varese sopra, sempre addosso alla palla, batti e ribatti. Ancora Sposito, anticipato Babatunde. Niente, bisogna dire quello che si vede. Ottimi difensori, ottimi centrocampisti, ottimi attaccanti, Varese. Va bene, buon per loro, facciamo tutti i complimenti e gli auguri che si meritano. Bordin, pallone corto, non arriva ad Azzolin, ma Azzolin si divincola bene, riesce a passare all'indietro. Zazzi, Lercara, Viscomi. Viscomi non ha voluto dar via il pallone, ma non è fallo, ma non è fallo. Si è incurvato furbescamente, il collaboratore dell'arbitro gli ha fatto omaggio di un calcio di punizione. Sì, anche in questo caso è stato un po' furbo Viscomi a trovare il massimo, diciamo, e a tirare la decisione del guardalinea, del primo assistente, che poi è stato lui a decidere dalla sua parte. Bordin, tanto si stanno scaldando 4 giocatori del Varese, senz'altro Melosi farà dei cambi. Fallo laterale giustamente assegnato a Saronno. Babatunde va a ricevere di petto, ma Gazzo non so quanti chilometri ha fatto, è dappertutto. Cappelloni al volo libera l'area. Marrazzo al volo Lercara, cercano Giovio. Giovio si sposta sulla fascia destra, mette in mezzo senza guardare, cerca di liberare Rivaletto, pallone che carambola sulla schiena. Marrazzo fuori area, entra in area, prima finta, stavolta direttore di gara dà ragione ai difensori saronnesi. Rimessa dal fondo del portiere Seitai. Portiere Seitai che ci fa rammentare i 3 gol subiti, qualcosina forse da rivedere. Lercara, Greco, bel duello. Farkas, fallaccio, ammonizione, è giusto. Questo. Azzolin è entrato troppo deciso, invece di prendere il pallone ha preso la gamba di Greco. È il primo ammonito della partita, sì. Primo ammonito. Partita non cattiva, un po' maschia. Martegani all'indietro, Panzeri. Balzaretti cambia gioco, Rivaletto, Oddo, Oddo 97, Sposito 96, oh no 98 Sposito, una squadra abbastanza giovane davanti. 97, sì, sbagliato. 96-97. Zazzi vince il contrasto. Pericolosamente, d'altronde era pressato Balzaretti dall'indietro Seitai che rinvia. Babatunde con una spintarella guadagna la palla.
Oddo, vediamo il ragazzo, Oddo, Babatun, no! No, quelle poche occasioni, spiace, spiace rimarcarlo. Nell'area piccola non si può lisciare un pallone del genere. Sì, anche in questo caso forse tu mi chiedevi prima un parere su Oddo, mi sembra più lui il migliore dei tre là davanti in maglia bianco-celeste, forse manca proprio, cioè in questo caso doveva essere Babatun il terminale offensivo che non si è rivelato tale. Nel frattempo stavo un po' analizzando i cambi anche che ha fatto Antonelli, mi sembra di capire che comunque anche lui si è già orientato a pensare a un'importantissima partita di mercoledì contro il Verbano, ha tirato fuori Valsecchi e Scavo che sono appunto due giocatori non al meglio in queste condizioni, non ha voluto rischiarli secondo me in vista appunto di Verbano e Legnano, una partita ormai che sembra finita. Sì, infatti la partita ormai questa è andata, fa bene a fargli fare esperienza questi ragazzi, infatti Esposito si è presentato molto bene, Farkas anche lui, lo vedremo, ha bisogno di giocare, come dicevi Oddo, un ragazzo goleador della Juniores, il Saronno deve trovare un attaccante che segni fin quando non potrà rientrare l'assente Moro. Dodicesimo del secondo tempo, risultato è sempre sulle reti 3-0 per il Varese. Ancora Esposito che si sta dando molto da fare, trova un compagno libero, Panzeri fascia destra, Oddo, Esposito mantiene il pallone. Al terzo tentativo i difensori varesini si impadroniscono della palla, il trio d'attacco, Giovio, vediamo, conclusione alle stelle, ha voluto concludere in porta in velocità, tiraccio alle stelle, non abitudine di Marco Giovio queste conclusioni. Ininterrotto il canto e battimani del fronte ribelle saronnese. Zazzi, Balzaretti di testa, ancora Giovio, commette fallo il difensore pacifico, ex giocatore del Varese, nel mercato invernale passato al Saronno. Fascia destra, Giovio fuori area, Giovio danza col pallone, servito in area Marrazzo, vicino a lui Zazzi, cross di testa Balzaretti, rientrato Esposito da una mano, da solo Marrazzo non riesce a stoppare questo pallone, sfuma l'azione della squadra di Melosi. Lungo rinvio di Seitai, Cappelloni padrone della palla, Zazzi, Cappelloni, Lercara, Zazzi, Giovio, stop, retrocede, centralmente per Cappelloni, Cappelloni allarga sulla destra, Gazzo, Marrazzo, ottavo, nono passaggio tra i giocatori del Varese senza che il Saronno ha toccato palla, ancora uno scambio a terra, niente, non è successo niente, si è lasciato cadere Gazzo, Azzolin, Giovio di petto domestica un bel pallone, ancora Azzi, conclusione di Cappelloni, doppia conclusione, doppia ribattuta di un difensore, Oddo
in mezzo a due, si impegna, corre il ragazzo, positiva la sua prova, intanto Greco, leggera spinta, fallosa, fa guadagnare un calcio di punizione giocatori biancorossi. Gazzo centralmente, Cappelloni, Zazzi, Giovio, bel pallone, si era inserito Azzolin, Saronno che mette tanto impegno, Panzeri senza complimenti, ha visto il pericolo, libera Viscomi buttando il pallone in tribuna. Farkas, Panzeri, anticipato attaccante Oddo, Panzeri se la vede con Giovio, Esposito messo a terra, normale fallo di gioco, alle spalle Gazzo, hai anche qualche risultato? Dille un po', dai. Intanto dall'amico Paolo ci facciamo notiziare di qualche risultato delle altre squadre. Sì, l'Azzate ha appena segnato con Carraffiello a Tradate, sta vincendo quindi appunto a Tradate, assolutamente sì, il Fenegrò uno spento 0-0 con il Mariano, un punticino che farebbe comunque comodo alla squadra di Pilia, per il resto la Sestese sta vincendo a Cassano e quindi questo in casa Saronno non è chiaramente un buon risultato, ricordando che poi proprio mercoledì ci sarà Sestese Fenegrò, attenzione intanto però a Greco che fa fuori Viscomi dando anche un piccolo colpettino e qua calcio di rigore Azzolin su Greco e calcio di rigore che mi è sembrato netto. Grazie Paolo. Bellissima l'azione, mentre Paolo snocciolava i risultati dei primi tempi dobbiamo sottolineare la bellissima azione di Greco, seminato tutti gli avversari, si presentavano davanti e in area è stato atterrato. Adesso vediamo, non sappiamo chi l'ha detto ai calci di rigore, che finora il portiere avversario li parava, state colpiti il palo o tirati fuori, dovrebbe essere Martegani sul pallone, Martegani contro Bordin, intanto l'arbitro sta assistendo all'infortunio, Viscomi sta uscendo, penso che verrà sostituito. Vediamo il rigore. Martegani contro Bordin. Rete! Siamo contenti per questa segnatura del Saronno, meritava la rete della bandiera. Bravo Martegani, un bel rigore, nulla ha potuto fare Bordin. Accorcia le distanze Saronno dopo 18 minuti della ripresa. Al 63esimo Martegani. No, abbiamo visto che il duro Viscomi è rientrato in campo. Vuol lasciare il posto al compagno, allora ancora gli 11 titolari del Varese ad affrontare questo Saronno. Una rete la meritava
la squadra di mister Antonelli. Secondo tempo si sono presentati molto più pimpanti e decisi che nel primo tempo, nonostante il Varese non molli niente. Dobbiamo dire che i due nuovi entrati, Farkas e Esposito, hanno fatto più che bene, sorprendentemente, diciamo, hanno fatto più che bene. La bella azione di Greco che ha portato alla segnatura, mentre poco prima avevamo sottolineato il liscio di Babatunde in area sull'azione impostata dal giovane Oddo. Adesso c'è un calcio di punizione, sembramento nell'area davanti a Bordin, pallone basso di tacco, colpito di tacco Balzaretti, pallone che è uscito. ...20-21 minuti della ripresa. Rilancio di Bordin, Esposito di testa, Cappelloni appoggia sulla fascia sinistra, Azzolin cerchia Giovio, alle spalle sbuca Balzaretti, bravo Balzaretti, però pallone conquistato dall'avversario, l'arbitro mostra il cartellino a Balzaretti, ammonito giustamente. Si è vista la maglia di Giovio tirata, stava penetrando in area pericolosamente. Vediamo questa azione. Cappelloni, il solito a battere le punizioni. Azzolin fuori area, Siluro all'incrocio dei pali, piove sul bagnato, si è visto partire un Siluro dalla tribuna. Abbiamo seguito proprio la traiettoria, è andato a spegnersi all'incrocio dei pali alla sinistra dell'incolpevole. Sei tai. Intanto segnaliamo l'uscita di Gazzo e l'entrata del numero 16 Becchio. Punteggio nuovamente variato, dopo 4 minuti della segnatura saronnese, questo bellissimo gol di Azzolin. Sugli sviluppi della punizione di Cappelloni, pallone gli aggiunto a lui che era appostato un paio di metri fuori dell'area grande, senza complimenti. Un gran bel tiro. 3-1 Legnano. Tanto Legnano sta vincendo 3-1. Non cambia niente per il Varese perché... Perché? Perché non devo andare a fare le foto in campo dopo. Posso godermi la partita fino al 90. Vabbè dai, non è ancora finita. Non è ancora finita la partita d'Arconate. Farkas. Altro cambio di mister Melosi. Vediamo chi. Diciassette. Cavalcante.
sì. Ha sbagliato il pallone, ma niente da fare, niente da fare. Uno dei pochi sbagli dei giocatori del Varese. Comunque, ripetiamo, nonostante il punteggio, Saronno si sta comportando onorevolmente, non si è chiuso mai, ha cercato di fare la partita. Rinvio lunghissimo di Bordin, centrocampo, si impadronisce il pallone Farkas, fascia destra, Cavalcante, vecchio, di testa Giovio, pallone che è uscito. Bella azione sulla destra di Becchio, si è concluso con nulla di fatto perché il pallone poi è uscito in fallo di fondo. Seitai, Babatunde riesce ad allungare la palla di testa, Lercara pressato da Greco, butta in avanti dove non ci sono compagni, Zazzi, Greco, Greco nel secondo tempo si sta mettendo in luce con delle belle azioni personali, stavolta è stato fermato con un fallo. Paolo, io mi auguro che Saronno le prossime partite lo vedo ancora giocare così. Sì, perché ha giocato, sostanzialmente ha giocato, poi chiaramente giocare contro la prima della classe ti espone magari anche a qualche rischio di troppo, ma io penso che anche chiudendosi in difesa per 90 minuti si sarebbe andato incontro a un epilogo del genere. Quindi abbiamo sbagliato qualche cosa in aria, ti ricordi? No? Assolutamente sì, assolutamente sì. Io credo che soprattutto col Verbano e poi anche con Legnano dovesse riproporre questo, diciamo che la partita di oggi ha confermato un po' il momento di forma che fino adesso era stato soprattutto i risultati. Assolutamente, assolutamente sì, e quindi ecco, insomma, la salvezza sostanzialmente non era da conquistare, i punti salvezza non erano da conquistare oggi, però ricominciare già, continuare e ricominciare magari trovare il risultato su già mercoledì sarebbe importantissimo. Vabbè, dopo sentiremo mister Antonelli e parleremo anche di questo argomento. Panzeri all'indietro, Greco dribbla due uomini, però torna indietro. Panzeri perde il pallone, lo riguadagna Spolito, apre sulla fascia sinistra Rivaletto, Rivaletto guarda il piazzamento in area, mette il pallone, altra occasione, Farkas, pallone che gli è battuto davanti dalla tribuna, le occasioni Saronno le ha avute, la segnatura solo di un gol secondo il mio punto di vista è un po' bugiarda, perché adesso non si discute sulla partita, il Varese la vincerà, l'avrebbe vinta comunque, però Saronno si è reso pericoloso, molte occasioni lasciate lì, e adesso atleticamente sta spingendo molto. Farkas, stavo seguendo questa bella azione, dai e vai di Farkas, non è stato preciso, bisognerebbe qualche volta anche tirare in porta nelle vicinanze dell'area. Mezz'ora di gioco nel secondo tempo, terzo cambio di Melosi, vediamo che deve entrare il numero 13 Simonetto. Fra un attimo vi diremo chi sostituisce. Ancora bravo Farkas, visto, stop dribbling,
apertura per Oddo al limite dell'area. No, no. Il ragazzo si è procurato un bel pallone. L'ho appena detto, qualche volta si potrebbe cercare di concludere. Comunque lunga cavalcata di Becchio. In area niente, niente. Saronno sbroglia la matassa. Fallo di Cappelloni nel recuperare un pallone. Lercara, esce Lercara. Un ottimo Lercara nel primo tempo, secondo tempo si è visto poco. Varese ormai in vantaggio di gol, ma come dicevamo nel primo tempo Lercara ci è piaciuto molto. È un giovane promettente. Proseguiamo la cronaca, fascia destra, Panzeri si inserisce, tocca al centro Spolito, un giocatore alle spalle, liberissimo Greco, dagliela. Ha fatto tempo a dargliela sulla fascia destra, Greco, davanti Luoni, ostacolato, guadagna il calcio d'angolo. Saronno che ha viso aperto, si porti in avanti, giustamente abbiamo sottolineato che urlacci si sentiranno anche Antonelli. Vediamo Martegani, bel tagliato, batti e ribatti, è sfavorito il Saronno, colpo di testa di Martegani. Pacifico, Babatunde, Farkas, anticipato Farkas, cavalcante di testa, manovrano centrocampisti saronnesi, libero sulla destra si è inserito Panzeri che nel secondo tempo si sta spingendo molto in avanti, cercano un Mani, direttore di gara fa cenno di continuare, Varese contropiede, Giovio lancia cavalcante, in area Marrazzo, lascia il compagno, bella conclusione e bella anche l'opposizione con i pugni di Seitai. Intanto è spuntato anche un po' di sole. Non ho contato i calci d'angolo, li hai contati tu? Saranno stati un 7-8, sempre battuti dallo specialista Cappelloni. No. Colpo di testa di Viscomi, batte per terra la palla ma è debole. Ben piazzato Seitai, para senza fatica. Solito duello di testa Viscomi Babatundi, Babatundi lo vediamo un po' fermo, un po' stanco. Saranno ancora nella sostituzione, giusto? Giovio, Panzeri, duello, esce vincitore Panzeri, Crecoli indietro, Martegani, Oddo che si è spostato sulla fascia destra, stop di Cappelloni, visto libero Becchio, Giovio, Giovio, aia, 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 conclusione nell'area, cambio, palla deviata, Giovio
ho detto aia, perché quando è in area fa paura, leggera deviazione, la palla è calcio d'angolo. Intanto anche Antonelli sta preparando, mister Antonelli, il terzo cambio. Esce Babatunde che camminava, perciò qualcosa di buono e giusto lo vedo ancora. Pisoni. Allora vediamo il calcio d'angolo, niente. Rinvio a campanile di Greco. Gazzo all'indietro. Zazzi, scusate. Sposito in posta. Greco libero. Il nuovo entrato, Pisoni. Pisoni è un difensore centrocampista, non è un attaccante. Tanto bella la manovra di Sposito, il Saronno guadagna fallo laterale. All'indietro la rimessa Martegani, cerca di concludere da una distanza siderale, 35 metri se non di più, pallone che sorvola la traversa. Sentivamo l'urlo di mister Antonelli che suggeriva al suo giocatore di tirare e lui ha eseguito. Giovio claudicante esce dal campo. Varese in 10. Melosi allarga le braccia, non sappiamo perché. Ah, con Bordin per il rilancio. Aspettava che usciva Giovio. Sì. Panzeri, che anche lui nel secondo tempo si sta proponendo molto bene. Forse Saronno, con l'acquisizione di questo punteggio, si è sciolta la tensione nervosa e tanti giocatori stanno facendo delle ottime cose che non eravamo soliti vedere. Cosa ne dici? Sì, appunto, la seconda metà di tempo, la seconda metà di partita ha dato buoni segnali, secondo me, ad Antonelli, e forse anche qualche dubbio in vista appunto di mercoledì, perché diciamo che insomma la prestazione di Farkas e uno scavo non al meglio della condizione fisica magari potrebbe indurre proprio a riproporre il classe 96 in mezzo al campo a ridosso delle punte, e il che permetterebbe di avere anche Bianchi in porta al posto di Seitai. Insomma, sono scelte anche legate all'obbligo dei giovani, però sicuramente la prestazione di Farkas oggi è stata di quelle incoraggianti in una partita dove chiaramente si giocava un pochino più rilassati nel secondo tempo a livello di testa. Allora vediamo adesso la situazione com'è. Il Varese è in 10 uomini, 4-1 Legnano. Intanto il Legnano 4-1, si può, mancano 6-7 minuti alla fine, si può affermare che non ci saranno i festeggiamenti del Varese oggi, perché il campionato continua, saranno rimandati alla partita casalinga di domenica Ventura. Sposito in avanti alla cieca, controllo palla dei difensori varesini. Partita che ormai si cerca di portare al 90esimo senza fare più danni da una parte e dall'altra. Lunga cavalcata di Becchio sulla fascia destra. Cerca di inserirsi Cavalcante, non riesce. Luoni nel secondo tempo è venuto a sinistra. Odo non ha controllato
un facile pallone. Scambio di... sbaglio stavolta di Geller. Palla bianco-celeste, guardi in alto. Nessuno va a dargli una mano, deve toccarla lì indietro. Martegani, Martegani tira, ha incocciato la testa di Viscomi. Bisogna essere più decisi nel concludere. Anticipato bene da Balzaretti, Marrazzo tiene palla, cerca il fallo per guadagnare tempo. All'indietro a Cavalcante, all'indietro a Luoni. Viscomi, tanto a mister Antonelli, continua a chiamare il pressing per i suoi giocatori. Gioco fermo. Partita che ormai, come da un po' di minuti andiamo ripetendo, può considerarsi conclusa. Felice il Varese per aver vinto ancora, prosegue la sua serie di vittorie, ma dall'altra parte anche, come abbiamo già sottolineato io e Paolo, il Saronno non deve rammaricarsi per questa sconfitta, anzi deve prendere adesso esempio da questo tipo di giocate che ha fatto oggi con un avversario che si chiama Varese e riproporle nel prossimo Venturo con qualche occasione sprecata di meno. Rinvio del portiere Seitai. Cappelloni guadagna un bel pallone. Cavalcante cercava di proporsi. Lentamente qualche tifoso comincia ad andarsene per evitare la ressa che ci sarà. Zazzi si eleva bene, colpisce di testa, palla innocua, Seitai con le mani per il suo compagno Martegani. Cappelloni senza demordere all'assalto, gli ruba la palla, altra azione dei giocatori di Melosi. Becchio, Marrazzo scambio, non riesce il dai e vai. Rivaletto porta avanti un bel pallone. Viscomi anticipa la punta saronnese, bel tentato recupero di Sposito che guadagna anche un calcio di punizione. Mancano due minuti al novantesimo, non penso che ci sarà eccessivo recupero. Sposito ancora all'indietro, Panzeri, Greco, difatti abbiamo visto adesso i due minuti richiesti. Greco ha buone doti, insomma dopo anche questa sconfitta personalmente sul proseguo del campionato del Saronno rimango ottimista. Speriamo di essere confortato dai fatti, tutte cose che poi le diremo anche al mister saronnese. Con calma si porta avanti il Saronno, il Varese con altrettanta calma controlla la situazione, forte del risultato che lo vede in vantaggio di 4-1. Intanto riepiloghiamo. Lercara al 13esimo, Marrazzo al 29esimo, Marrazzo al 43esimo, riduce le distanze Martegani al 63esimo su rigore, al 67esimo quarta rete di Azzolin e punteggio
attuale questo qua che vi ho descritto con il minutaggio. È iniziato il conto dei 2 minuti di recupero, giro palla varesino, Greco caparbiamente ancora, Panzeri, palla, Bordin la chiama, esce, protende le mani, aggancia il pallone, Pacifico e Balzaretti hanno fatto quello che hanno potuto i due centrali saronnesi, non c'è da muovere alcun rimprovero, un senso di colpa forse sull'occasione del secondo gol, quello di sul gol di Lercar che è stato lasciato libero in mezzo all'area, che ha aperto le marcature. Vabbè, ma vogliamo essere ottimisti, aspettiamo anche noi la conclusione di questa partita. Balzaretti, Panzeri, Cavalcante lunghissimo, cercare Becchio, triplice fischio, scusate, triplice fischio arbitrale che conclude questa partita. Vittoria del Varese per 4-1, meritata. Adesso andremo negli spogliatoi per le interviste. Un grazie a Paolo per la collaborazione. Saluto. Grazie a te Angelo, un saluto a tutti. A risentirci mercoledì sera con la partita di recupero col Verbano. Sai dove sono? No, dove sono? Scendi, dove c'è il bar? Dove c'è il bar? Traversi. Vabbè, il spogliatoio, vicino. No, per andare il spogliatoio. Sono sotto, eh? Sì, qui devi attraversare il bar. Abbiamo attraversato il bar, sì. Qui, là. Sì, va bene. Vai a scapparrare qualsiasi. Sì, tranquillo.